Crossfitter 19.3, anche detto la sagra della spalla 2.0. Il workout è un 4-time, 10 minuti di time cap, 200 feet di one arm overhead dumbbell lunges, 50 box step up, 50 strict handstand push up e 200 feet di handstand walk. Equipment: dumbbell, 50 libbre uomo, 35 libbre donna, box e del tape. Setup: dovete posizionare il tape creando la vostra shuttle, che deve essere lunga 7,5 metri, e ci deve essere un marker ogni 1,5 metri. Mettete il box all'inizio della shuttle, scegliete voi il lato da cui cominciare e iniziate a fare i lunges dalla parte del box, in modo che finite esattamente di fronte al box. General warm up: allora iniziate alternando 3, 2 e 1 minuto di air bike a passo easy con dei pass through e affondo in avanti alternato. Continuate con 3 set, 30 secondi di half kneeling hip stretch per lato, 8-10 ripetizioni di glute bridge e 8-10 ripetizioni di quadruped shoulder stretch. A seguire fate 2 set di 8-10 ripetizioni di step up alternati a bodyweight senza nessun carico, poi andate alla parete, vi mettete in handstand e fate 8-10 ripetizioni di shoulder shrug. Riscaldamento specifico inizia in questo modo: prendete il dumbbell, lo posizionate in overhead, fate una shuttle, cambiate braccio, shuttle di ritorno, dopodiché step up sul box, 4 ripetizioni per gamba, il dumbbell lo mettete sulla spalla e finite con 1, al massimo 2 strict handstand push up. Strategie e considerazioni generali. Dunque, il collo di bottiglia di questo workout sono sicuramente gli strict handstand push up, quindi i primi due movimenti devono essere affrontati in maniera aggressiva, non dico al vostro massimo, ma 95% effort, quindi spingete forte sui lunges e tenete il passo sugli step up. Sui lunges si può cercare di accelerare un po' il ritmo, gli step up hanno un loro tempo, accelerare il ritmo non serve, non è particolarmente utile, però non fermatevi. Il dumbbell può essere recato sulla spalla o tenuto one hand in una mano. Il consiglio personale è quello di tenerlo sulla spalla. Ogni volta che sentite che la spalla comincia a brasare un pochettino più del dovuto, swingate in mezzo oppure lo passate direttamente sull'altra spalla e continuate i vostri step up. Gli handstand push-up vanno affrontati in set brevi e maneggevoli per ciascuno di voi. Questo può voler dire fare 5 ripetizioni, 3, 2 o anche singole. Il workout è totalmente incentrato sulla muscle fatigue, upper body e spalle in particolare. I movimenti previsti, eccetto l'handstand walk, sono movimenti semplici, quindi come dicevo prima, gasate, non andate fuori giri, ma gasate su step up e sui lunges. Ridù, quante volte fare questo workout? 2 attempt sarebbe l'ideale, provarlo una terza volta se avete capacità di recupero di un Super Saiyan, buona fortuna.